Aspettavo da tanto di giocare perché da quasi un anno che non gioco una partita ufficiale, ero contento e non vedevo l'ora, però sono dispiaciuto di esordire questa stagione con la sconfitta. Come si può spiegare questa sconfitta? Nessuna parata, però due gol al passivo, il primo gol tra l'altro subito in circostanze fortuite, però la squadra oggi ha fatto troppo poco per cercare di evitare la sconfitta, nella ripresa soprattutto, sei d'accordo? Visto che non ho fatto nessuna parata, vuol dire che la squadra ha fatto bene fin quando abbiamo subito i gol e dovevamo essere più concentrati, forse. Sul secondo gol, il colpo di testa di Gudjonsen, lì cosa ci puoi dire? Non che fosse una palla tua, ma chi lo ha perso? Non l'ho visto bene, però dobbiamo essere più concentrati sulle marcature e non prendere gol in pallinative. Lo so che sono pericolose, però dobbiamo essere più attenti che la prossima volta non succederà più. Come si può ripartire dopo una sconfitta con la squadra alla vigilia di questa giornata, ultima in classifica, sapendo che sabato prossimo arriverà a Pescara una corazzata come il Benevento? Bisognerà cambiare registro sul piano del gioco. Noi lo sapevamo dall'inizio che era una partita difficile, anche se era l'ultima in classifica. Sono venuti qua per prendere i punti che gli mancavano e quindi, siccome abbiamo preparato questa partita, prepariamo anche la prossima, che è una partita ancora più difficile. Speriamo di portare i punti a casa che servono e di fare bene.